Proteggere l'ecosistema marino e i tesori che nasconde, questa la missione dell'associazione Marecamp, che vede impegnati biologi e ricercatori marini nella diffusione della cultura della tutela dell'ambiente ittico. Un compito importante che vede uno dei suoi momenti d'apice nella settimana del mare, durante la quale le attività di monitoraggio e conservazione delle specie marine protette che popolano il Golfo di Catania si aprono anche ai più giovani. Quest'anno Marecamp ha eletto 15 ambasciatori del mare che sono andati a far parte di una grande, giovane generazione blu. La generazione blu ha monitorato il Golfo di Catania, osservato le specie protette che ospita tutto l'anno, tra cui balene, delfini e tartarughe marine, e hanno aiutato il nostro mare raccogliendo tutti i rifiuti galleggianti che incontravano durante la navigazione. Un'attività ritenuta fondamentale per istruire le nuove generazioni nel rispetto al mare è condensata in un video di 3 minuti realizzato dai biologi marini di Marecamp, che racconta le attività dei giovani ambasciatori del mare, compreso il contest Generazione Blu, che ha coinvolto tantissimi studenti alle scuole secondarie di primo grado di Catania e provincia. Marecamp per il terzo anno consecutivo lancia la Settimana del Mare. Naturalmente noi ci dedichiamo esclusivamente ai giovani, contiamo tanto sui giovani. Il contest ha premiato 15 ambasciatori del mare che hanno ricevuto anche il plauso delle istituzioni e che hanno avuto l'opportunità di vivere in prima persona l'esperienza marina attraverso il punto di vista della tutela e della salvaguardia. Un plauso a questa iniziativa perché interviene sui giovani e quindi sensibilizzando la fascia delle scuole medie e quindi le future generazioni. Faccio davvero un plauso agli organizzatori di questa iniziativa. Sensibilizzare soprattutto i giovani al rispetto del mare è davvero una delle cose più importanti da mettere in campo, soprattutto in una città come la nostra, che è una città marinaria. Partner dell'iniziativa McDonald's Catania, attraverso la società catanese Ethnofood, impegnata nel virtuoso percorso della sostenibilità ambientale e che ha avviato già dal 2019 il processo di eliminazione della plastica monouso. La comunità locale è uno dei valori ai quali McDonald's come azienda si ispira, e noi come azienda locale, quindi che opera nel territorio, ci sentiamo in dovere, siamo fieri e orgogliosi di poter fare qualcosa per la nostra terra, per il nostro mare, quindi per la nostra città. La Settimana del Mare 2021 è nata dalla Giornata Nazionale del Mare e aderisce alla campagna internazionale 30x30. La manifestazione guarda già al prossimo anno, ponendosi l'obiettivo di aggiungere giornate e attività per poter promuovere nuovi oggetti di educazione al mare, oltre che quelli di divulgazione, ricerca e conservazione. Il video dell'iniziativa è disponibile nella sezione news del sito web Marecamp www.marecamp.it.